Quanto pesa la verità? Sicuramente per dire la verità ci vuole coraggio. Ma il coraggio si costruisce nel tempo, quando fin da bambino puoi contare su una base sicura, su dei genitori che ti insegnano valori sani, come dire la verità. Ma come si fa a dire la verità se questa reca estremo dolore, se è troppo pesante? Menti, o peggio ancora taci. Perché mentire vuol dire distorcere la verità. Ma subire degli abusi, prendere le botte, vedere tuo padre che rientra ubriaco o che si buca in casa, sono realtà che puoi solo tacere, perché nessuna distorsione o menzogna la renderebbe diversa. Ma anche il silenzio ha un peso. Il peso di un grosso macigno di pensieri ed emozioni che sono chiuse dentro. Disordinate e martellanti ti chiedono di uscire, ma tu non puoi dire la verità. Quando la vita è un tale casino, bisogna, per sopravvivenza, trovare un modo di cercare un equilibrio. Io ho cercato di mettere a tacere, di sopravvivere, drogandomi. E lo so, voi direte, vita e droga non sono due parole associabili. Le sostanze mettevano a tacere tutto, pensieri ed emozioni, ma quando finiva l'effetto, il peso della sofferenza, della verità, mi uccideva. Cosa mi hanno insegnato le sostanze? A mentire bene, a tutti e a me stessa. Ma cosa ti rende davvero libero? Chiedere aiuto. Dire finalmente che non va tutto bene. Dire che stai male, che hai un problema. In questo percorso terapeutico sto imparando a camminare. Sì, perché dire la verità, dare voce a tutto ciò che per anni hai taciuto, è nuovo e difficile come un bambino che deve imparare a camminare. Cadi, piangi, ti sbucci un ginocchio. E anche se non hai più dei genitori a tirarti su, gli psicologi ti sostengono, ti asciugano le lacrime, medicano le tue ferite. Qui in comunità impari che la verità è più leggera di una bugia, che un sorriso è meno faticoso di un urlo. Ti insegnano a raccontare la realtà per ciò che è, senza distorsioni e sotterfugi. Le mie sofferenze non sono più così pesanti se posso trasformarle in un testo di una canzone o se posso disegnarle e condividere con i miei compagni. Sto imparando di nuovo a camminare. E anche se ho ancora bisogno della mano che mi sostiene, sono fiduciosa che ci sarà un momento in cui camminerò da sola a testa alta, lasciandomi alle spalle quel tunnel buio di sostanze, silenzi e menzogne, perché saprò godere della luce della verità.